Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferri Rossa e preferite Malocchi ed è passato un po' di tempo dalla pubblicazione dei primi due video su Nostale. E in questa maniera sono riuscita a giocare un pochino, non ho avuto possibilità di avere dei bonus, magari dei codici per avanzare più rapidamente e mostrarvi del contenuto avanzato, visto che comunque purtroppo non ho il tempo da dedicare a un gioco che comunque richiede molta dedizione. Sono comunque arrivata fino a livello 19 perché voglio vedere se riesco a sbloccare la famosa classe che dovrebbe sbloccarsi a livello 19. Nel mentre, come vedete, abbiamo preso qualche pet, qualche nosemate. Abbiamo questa volpina carinissima che mi sembra abbastanza scarsa, è quella che sto usando attualmente, però era troppo pucciosa. Poi abbiamo il nostro pollo, che in realtà è una gallina, perché ha appunto il suo pulcino. E io non, vorrei evidenziare quanto in realtà, nonostante siano pochi i frame di animazione, sono curatissimi. Ora lo sto guardando adesso, ma guardate il pulcino che salta col guscio sulla testa, è delizioso. Ma anche l'equipaggiamento, se vedete, comunque è molto dettagliato. Semplicemente ha uno stile super deformed e spesso magari lo giochi su schermi piccoli e non lo noti, ma in realtà c'è molta cura nel design, mi piace tanto. Comunque, ci siamo, iniziamo e vediamo un attimo se riusciamo a sbloccare qualcosa. Allora, ho sbloccato tantissime meccaniche nuove e non le ricordo. Comunque, potenziamenti vari di equipaggiamento. È un casino, nel senso positivo. Questo gioco ha una quantità di meccaniche assurde. È qualcosa. Vengono presentate in una maniera molto school, quindi non sono user friendly da questo punto di vista. Devi un attimo studiartele. E penso comunque che la localizzazione italiana ci metta del proprio perché non è perfetta. Quindi sicuramente se potete giocatelo in lingua originale, dove le cose verranno spiegate sicuramente meglio. Per quanto penso sia comunque comprensibilissimo, sono io stupida. Non c'è dubbio. Allora, come vedete siamo bellissimi. Abbiamo questa maschera che ci ha permesso di entrare dentro le miniere. Queste miniere qui vicino, adesso vi faccio vedere. Queste miniere ho fatto praticamente, lui ci ha chiesto di dare una mano perché praticamente abbiamo i minatori che stanno scioperando. Lo dicevo all'inizio del gioco, se ricordate. Quindi i minatori stanno scioperando e noi dobbiamo dare una mano perché stanno succedendo delle cose strane, pericolose. Abbiamo fatto un dungeon, bla bla bla. Adesso vedete sciopero generale dei Cobalt. Mi pare si chiamino Cobalt. Tra le altre cose, io ovviamente non ricordo i shortcut delle missioni. Comunque, interrompi lo sciopero dei Cobalt. Devo ucciderli, fondamentalmente. Mi sembra comunque come maniera per interrompere uno sciopero, mi sembra assolutamente efficace. Come vedete, ne ho già uccisi quasi tutti. Me ne manca uno di ciascun tipo, lo volevo fare vedere, infatti. Tra le altre cose, prima di proseguire, voglio evidenziare due cose. Primo, che confermo quanto ho notato la prima volta che l'ho giocato, perché i primi due video li ho registrati di fila. Le musiche sono fantastiche, non mi nego che sono stata per diversi giorni a canticchiarle fra me e me. Mi piacciono veramente un sacco. Sono semplici, ma restano in testa in una maniera positiva. La seconda cosa, mi hanno sconvolto i commenti che ho ricevuto sotto il primo video. L'avete giocato tutti questo gioco, un sacco di persone hanno provato un sacco di nostalgia, eravate contentissimi che lo stessi portando. Ah, la mia infanzia, andavo a scuola, che figata! Sono contenta perché vorrei essere stata al posto vostro, ovvero che qualcuno avesse portato un pezzo della mia infanzia, rimettendolo diciamo in auge, perché come vedete il gioco è comunque giocato ancora, solo che ovviamente ha la sua età, quindi magari non tutti lo conoscono. Comunque, nel mentre discuto, ciancio, vedo un attimo di uccidere i nostri poveri cagnolini, che piccoli angeli, comunque stanno scioperando, avranno anche i loro motivi. Sono abbastanza duri, noi siamo ancora abbastanza scarsetti, abbiamo appunto queste abilità iniziali. Penso che farò il mago. Voglio provare a fare il mago. Adesso tutti mi diranno: no, il mago è una classe di merda! Già me l'immagino la discussione quale sarà. Comunque, appunto, la nostra Ferrir dice: non so se dovrei farlo o meno. Abbiamo picchiato dei poveri cagnolini. Ah, ne dobbiamo uccidere ancora?
caccia minatore. Minatore felice, minatore ancora. Devo interrompere, devo ancora ammazzarne altri? Oh mio Dio, vabbè, questo non ve lo faccio vedere comunque perché alla fine si tratta delle classiche super sempreverdi missioni di zappamento dell'MMO. Non c'è poco altro da aggiungere se non davvero sono felicissima del feedback che ha avuto il video, perché il primo video, perché è la conferma che comunque l'infanzia, comunque la giovane età, molte persone qui sono ormai hanno quasi 30 anni e che quindi hanno vissuto questo titolo. Io non ho potuto, nonostante lo conoscessi, avevo delle amichette che lo giocavano, per il semplice fatto che purtroppo in casa mia c'era una situazione particolare, sicché io non avevo un computer mio quando è uscito il gioco, comunque internet, diciamo quando è uscita internet, io non avevo un computer mio, e nel momento in cui è arrivata abbastanza internet in casa di tutti, io comunque avevo già una console, quindi non avevo particolare interesse a giocare un gioco su PC. È anche il motivo per cui non ho quasi mai giocato titoli su PC, ho sempre preferito la console, sono pigra dentro, preferisco il controller, però insomma ci si adatta. Ecco, io faccio questa proposta a GameForge, che mi sta ascoltando: portate questo gioco su smartphone, mi rovino, ve lo giuro, questo gioco secondo me è portato su smartphone anche oggi. Andrebbe tantissimo, sono fermamente convinta, perché ha proprio una grafica che secondo me sullo smartphone ci sta tantissimo, tra le altre cose. Renderebbe molto di più che oggi su PC, che per carità funziona ancora, però secondo me su smartphone pensateci, pensateci. Ok, mi fa piacere comunque che io avevo fatto la battuta, non ho assolutamente idea di quello che sta succedendo, ma effettivamente la nostra protagonista lo dice, è atroce, cioè comunque non è una cosa bella quella che stiamo facendo, non è uccidi nemici, mobbini, cioè comunque stiamo ammazzando delle creature senzienti, insomma. È troppo tardi, non è più... questo con la frusta, cattivissimo, è troppo tardi, non possiamo fare più niente. I Colt hanno deciso di scioperare a Montecrem. Lord Quarry sa già tutto, è tutto finito. E non c'è nulla che possiamo fare? La gente del Noscamp e quella lavativi delle guardie mi hanno piantato in asso. Perché non hanno impedito che si arrivasse a tanto? Adesso sto cominciando a svalvolare. Ci deve essere un motivo valido che li ha portati a scioperare. Forse riesco a scoprire che sta succedendo. Ah, non me ne frega proprio niente. I miei risparmi, la mia pensione, non ho più niente. Il mio futuro, la mia vita tranquilla non esistono più. Beh, non ha senso continuare a parlare con lui. È meglio che prenda in mano io le redini della questione. Ok. Osserva cosa sta succedendo durante lo sciopero dei Cobalt, per cui suppongo di dover fare la... Esatto, esatto. Dobbiamo fare la pietra, quindi un altro dungeon in pratica. I dungeon come struttura sono estremamente semplici, proprio come design, a meno che non ci siano altri tipi di pietre. Però ti danno quella sensazione di stanze, cioè tu avanzi e non sai cosa c'è nell'altra stanza. Immagino che nelle fasi iniziali di gioco siano estremamente semplici, però che poi effettivamente comincino ad arrivare delle orde cattive. Io mi scordo costantemente, posso girare la telecamera, questa cosa mi pare tipo il futuro, ci credete o meno. Allora, tra l'altro, in questi giorni ero entrata nella miniera per farmare un pochino di livelli e ho trovato un golem incazzatissimo dentro, livello 70, non l'ho toccato. La cosa positiva, comunque, è che almeno in questa zona sono veramente pochi i nemici realmente aggressivi, cioè che ti attaccano di iniziativa. In linea di massima ti puoi fare cavolacci tuoi e finché non rompi loro le scatole, loro non le rompono a te. È vero che di trama qui i nemici non mi stanno attaccando perché io ho la maschera da cane e quindi non mi riconoscono. Ok, anche la protagonista era molto perplessa da questa cosa. Comunque, è cazzatissima sta pietra. Avevo finito di dire che le pietre erano tutte uguali. È rossa questa. La rivolta dei Cobalt. Vabbè, Anton's Kishish the Shiden. Vabbè, special e bonus scarpe. Ok, va bene. Sembra cazzutissima. I Colt stanno scioperando nelle miniere e il loro quarry è molto adirato. Non pensa infatti che stiano scioperando solo perché non si sentono trattati a dovere. Secondo lui, un potere oscuro li sta sfruttando per i suoi propositi. Devi scoprire se i suoi sospetti siano fondati, ma stai attento, i Colt sono infuriati e attaccano tutti quelli che gli si mettono fra i piedi. Ok,
Io mi domando quante persone abbiano mai seguito la trama di No Style. No, va bene. Si utilizza per migliorare l'equipaggiamento. Sì, vabbè, sono cose che non ho capito una mazza di come funziona. Mamma mia, la musicazza fichissima. Questa cosa è nuova. Avevo finito di dire che le dungeon erano tutte uguali. Ok, Lord Quarry senza scrupoli. Dovrà porgerci almeno le sue scuse. Basta con lo sfruttamento. Ah, gli umani! Interessante lo spam che mi arriva comunque mentre sto giocando. Oh, credo che sia per mettersi molto male. Attenzione, attenzione. Ah, vabbè, sono di livello più basso comunque rispetto a quelli fuori. Ok, meno male. Ok, no, allora dovrebbe essere fattibile. Ok, vabbè. Anche senza abilità comunque ce la facciamo. Comunque io sono di livello alto per la missione. Io qua dovrei essere. Penso no, non così alta di livello. Vabbè, comunque. Lavori per Lord Quarry? Allora sei un nostro nemico. Fatemi almeno spiegare. Ok, però l'orda. Ok, le orde sono di livello 12. Ah, perché quei nemici erano opzionali. Potevo lasciarli stare, ok. Potevo andare dritta. La porta non era chiusa. Ok. Ha senso. Però posso morire 3 volte. Ho 3 vite. No, 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 lasciatemi stare, non sono pronta, non sono pronta. Allora, uno scrigno vecchio che sarà ovviamente vuoto. Lo scrigno è vuoto, tanto per cambiare. Grazie. Perfetto, missione a nuovo obiettivo. Adesso, quale si sa aperta dai due lati? Questo qua. Si è aperta una porta. No, 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 lascia perdere, lascia perdere. Ignoriamo tutto quanto. Bah, non ci faremo ingannare. Ascoltate, accidenti, posso spiegare tutto. Promettimi non ci caccerai. Calma, tornate a fare il vostro lavoro. Riferirò le vostre richieste a Lord Quarry. Presto la vostra situazione migliorerà. Non ci credi neanche tu. E cos'altro dovrei fare? Non ci lasceremo più ingannare. Lord Quarry finora non si è mai interessato ai nostri problemi. Ha preferito sperire delle truppe per sottomettere i miei fratelli. Ma ora. E tu non sei meglio di lui. Mamma mia, attaccatelo. Io sarei una signorina comunque. Però vabbè, dai, non ci offendiamo. Perché hanno assunto il mio genere, dai. Ah, attenzione, attenzione. Attenzione, questa è boss fight. Mi hai seguito. Ah, credi forse che se mi prendi finisca tutto? Forse sarà la mia fine, ma i miei fratelli continueranno a combattere. Senti, io metto qua. Molto scialla. Tanto 14 minuti. E ho tutto il tempo del mondo. Sicché vi ammazzo piano piano. Con estrema calma. Senza ri fare rischi. Senza correre rischi. Tipo, tu. Io ti faccio un bel colpo di fionda. A distanza. Tac. A posto. Vieni qua. Vieni, vieni. Vabbè, dai, magari 3 a 3 ce la posso fare. Quanto suona male questa cosa che ho finito di dire. Vabbè. Bella, vabbè. Guarda che fanno grrr. Povero. Ok, vai così. Guarda che continua ad arrivare. Mio, attenzione! Boss! Boss! Questo è boss! Questo mi dà le sbregate cattive. Sbregate cattive. Fortuna è un sacco di come si chiamano? Di cure. Buff. Altro buff. Ok. Cura. Sono contenta, almeno sono riuscita a farvi vedere questa cosa. Magari riesco pure a farmi mago. Che tra l'altro ho sbloccato un costume, ma non posso indossarlo. Devo essere a livello 20. È finita. Mi stai facendo infuriare. Perché combatti così ferocemente? Ci hanno trattato senza rispetto. C'è da disperarsi. Lasciami in pace. Sparisci, il mio tempo è scaduto. I miei fratelli non si arrenderanno mai. Poverino. Vabbè. Fatto schifo. Costume dello spirito. Solo mago. Oh, che culo. Io volevo fare il mago. Che fortuna incredibile.
Fantastico, fantastico, sono contenta. Oh. E adesso? Le richieste ai minatori colto sono assolutamente giustificate. Di sicuro è possibile arrivare a un compromesso. Devo parlarne con Mimi. Vabbè, e andiamo a parlare con la nostra Mimi.